Gli automobilisti più attenti se ne saranno sicuramente accorti. Da quest'estate l'autovelox lungo Via Renaccio è stato vittima di numerosi atti di vandalismo. A metà luglio si sono verificati i primi danneggiamenti. All'inizio l'apparecchio era stato preso di mira con la vernice spray, come altri velox simili dislocati sul territorio faentino. Poi però qualcuno ha pensato di ricorrere a metodi più drastici e ha rotto uno dei vetri attraverso il quale le macchine fotografiche scattano le foto alle auto in transito. Da quel momento in poi si sono susseguiti nel corso dell'estate altri attacchi al cassone. Oggi, su 4 vetrini indispensabili per il funzionamento del sistema di controllo, solo uno è rimasto integro. Gli altri 3 sono stati mandati in frantumi, probabilmente per mano della stessa identica persona che ha voluto rendere non operativo uno dei velox installati dal comune per ridurre la velocità dei veicoli in circolazione in città. Via Renaccio, d'altronde alla pari di via Fratelli Rosselli e di via Filanda Nuova, era stata individuata come una delle strade urbane maggiormente pericolose, dove i veicoli in transito erano soliti superare il limite di velocità, causando un potenziale pericolo per la sicurezza stradale. Via Renaccio, inoltre, è contigua a via Calamelli, alle due aree verdi dove spesso si ritrovano a giocare ragazzi e bambini. Dall'altra parte del prato, dove abitualmente il Partito Democratico organizza la propria festa, sorge una scuola d'infanzia, l'asilo Girasole. Il rettilineo di Via Renaccio, dove è installato l'autovelox, è frequentemente attraversato da pedoni appassionati di jogging che si recano sul rivalino del fiume. Da tutti questi fattori era quindi maturata la decisione di porre un freno al piede pesante di molti automobilisti, ma qualcuno, evidentemente, oltre a non gradire il giro di vita dell'amministrazione comunale, ha deciso di passare ai fatti rendendo inutilizzabile il sistema di controllo e di sanzione. Terminata l'estate, ormai distrutti quasi tutti i vetrini, il comune oggi corre ai ripari e nei prossimi giorni provvederà alla sostituzione di tutti gli elementi andati in frantumi, con la speranza che l'episodio non torni a ripetersi. Danneggiare un autovelox d'altronde non è più reato, ma è comunque un illecito punibile con pesanti sanzioni di diverse centinaia di euro.